giorno i quotidiani locali ci raccontano quello che accade nelle città in cui viviamo. I problemi del traffico, lo smog, la microcriminalità, i lavori pubblici, ma anche gli eventi culturali e non ultima purtroppo la cronaca nera, con incidenti, delitti, incendi. Ma come nasce una notizia? E qual è il percorso che compie prima di giungere sulla pagina di un giornale? Ce lo racconta il Messaggero Veneto. Il Messaggero Veneto vede la luce il 24 maggio del 1946. Il quotidiano nasce, anche materialmente, fra le rovine della guerra. Ha sede infatti nella palazzina dell'ex popolo del Friuli, in via Carducci 28 a Udine. Ma perché la dicitura quotidiano delle Tre Venezie, sotto la testata Messaggero Veneto? Il termine messaggero allude a quello di Roma, dal quale provengono alcuni giornalisti e collaboratori, mentre l'aggettivo Veneto si spiega con il sottotitolo Quotidiano delle Tre Venezie. Udine e il Friuli facevano parte allora della Venezia Euganea, mentre Trieste e Gorizia, amministrate dal governo militare alleato, erano comprese nella Venezia Giulia. La terza era la Venezia Tridentina, oggi conosciuta come Trentino Alto Adige. La sede di via Carducci viene lasciata 22 anni dopo. Ad inaugurare il 7 aprile del 1968 il nuovo stabilimento, progettato dall'architetto Gino Valle in viale Palmanova alla periferia della città, è presidente del Consiglio Aldo Moro. Non solo una nuova sede, il Messaggero Veneto guarda al futuro e cambia sistema di lavoro, passando nella notte di sabato 4 maggio 1968 dal piombo, la cosiddetta stampa a caldo, all'offset, stampa a freddo. Un procedimento che consente al Messaggero Veneto di essere il primo quotidiano a proporre fotografie a colori. È l'addio alle linotype e il via alla composizione con i tastieristi tipografi grafici. Oggi il Messaggero Veneto è strutturato in tre redazioni. La principale è a Udine, dove viene anche stampato il quotidiano e dove lavora la maggior parte dei dipendenti. Ma ci sono anche due sedi, a Pordenone e a Gorizia, dove vengono realizzate le altre edizioni locali del quotidiano. A queste si aggiunge, nei mesi estivi, una redazione a Lignano che ha il compito di fornire ai turisti indicazioni su come e dove trascorrere la giornata al mare. In tutto, nelle tre redazioni del giornale, opera quotidianamente una sessantina di giornalisti, ai quali fanno capo collaboratori corrispondenti, che raccolgono dati sul campo e li trasmettono via mail al giornale. Conferenze stampa, consigli comunali, ma anche incontri pubblici, inchieste e avvenimenti di cronaca nera. Sul posto sono presenti un giornalista, un corrispondente e un fotografo, ai quali spetta il compito di raccontare, con parole e immagini, quello che avviene ogni giorno. Il momento più importante della giornata è la riunione di redazione, nell'ambito della quale il direttore e i responsabili dei vari reparti selezionano le notizie e ne stabiliscono la collocazione nelle pagine del quotidiano. All'incontro partecipano, in collegamento telefonico, anche le redazioni esterne di Pordenone e Gorizia, che segnalano i fatti più importanti avvenuti nelle loro province. Le riunioni si svolgono in tarda mattinata, a metà pomeriggio e in serata. Tre appuntamenti fissi per aggiornarsi e modificare le tre edizioni del giornale. Ecco un giornalista all'opera. Stiamo assistendo alla creazione di un menabò. I redattori hanno a disposizione il cosiddetto Book dei Master, una serie di pagine predefinite e memorizzate, ma non sempre c'è quella adatta alle esigenze e quindi si preferisce procedere disegnandola a mano, così come si faceva in passato. Una volta definito, il menabò viene consegnato in tipografia, dove i poligrafici provvedono a realizzare la pagina al computer. Quando il layout è pronto, il giornalista può cominciare il lavoro,
inserendo gli articoli, creando i titoli e inviando in tipografia le foto che dovranno essere agganciate alla pagina di riferimento. Il Menabo può essere, naturalmente, soggetto a cambiamenti nel corso della giornata, a seconda degli avvenimenti. Un improvviso fatto di cronaca nera costringe infatti a modificare la pagina, adeguando gli spazi. Tipografia. Possiamo vedere all'opera un poligrafico che sta portando modifiche a un Menabo. Un collega sta invece disegnando al computer la pagina appena passata dal giornalista. Il proto, che è il responsabile del reparto, ha la possibilità di controllare in tempo reale non solo l'avanzamento dello stato di lavorazione della singola pagina, ma anche fascicoli, diversi per edizione, che compongono il giornale. Il bozzino di ogni singola pagina prosegue poi il suo iter andando in correzione dai revisori di bozze, che intervengono per eliminare i refusi nei titoli. Al giornalista spetta, infine, l'ultimo controllo. Una volta siglata, la pagina torna in tipografia perché vengano apportate le eventuali modifiche e correzioni. Una volta accertato che le correzioni sono state apportate, il proto invia la pagina al reparto lastre, dove l'operatore provvede ad approvarla dando il via libera al CTP. Il macchinario che la imprimerà, la piegherà e la punzonerà. I rotativisti ritirano le lastre e le montano sui singoli gruppi stampa. Fatto tutto ciò e predisposta la carta, la rotativa è pronta per la stampa del giornale. Normalmente le prime copie vengono scartate perché le macchine devono essere messe a registro. Quando tutto è a posto, il responsabile della rotativa fa viaggiare la macchina al massimo della velocità, consentendo di stampare oltre 35.000 copie all'ora. Tramite una serie di nastri trasportatori, ogni singola copia del quotidiano viene indirizzata nel reparto spedizione, dove una macchina provvede a confezionare i pacchi, ognuno contiene circa 50 copie del giornale, a ricoprirli di cellophane e a legarli. Un ulteriore nastro trasportatore trasferisce i pacchi nella zona denominata ribalta, dove gli addetti dei furgoni provvedono a caricarli sui mezzi e a trasportarli nelle varie edicole della regione. Ogni pacco riporta un'etichetta che specifica la destinazione, edicola per edicola. Ma come si fa a sapere quante copie inviare a quella determinata edicola? O ancora,
quanta dovrà essere la tiratura per quel particolare giorno. Dei problemi di natura logistica e di diffusione si occupa l'ufficio diffusione, che coordina e promuove la distribuzione del Messaggero Veneto attraverso una fitta rete di vendita diretta, costituita da edicole, tabaccherie e altri luoghi, oltre 1000 in tutta la regione. L'ufficio si occupa inoltre degli abbonamenti. Non solo quotidiani, allegati a giornale il lettore trova spesso anche libri e riviste. Si tratta di iniziative editoriali del gruppo Espresso Repubblica, del quale il Messaggero Veneto fa parte, ma anche di iniziative locali più legate al territorio. Ne ricordiamo alcune: la Biblioteca del Messaggero Veneto, la Storia per Immagini, i Libri di Cucina. Il futuro non è soltanto su carta. Come altri giornali, anche il Messaggero Veneto ha voluto cogliere la sfida del futuro e offrire agli utenti della rete una versione online del quotidiano. Ogni giorno, sul sito internet, notizie aggiornate, gallerie fotografiche degli avvenimenti, ma anche appositi spazi per il lettore, che può inviare al Messaggero Veneto online segnalazioni e immagini, così come partecipare a forum e concorsi. Ecco dunque come nasce una notizia e come si lavora al Messaggero Veneto, dove ogni giorno decine di persone, tra giornalisti, poligrafici e amministrativi, sono all'opera per raccontare quello che accade in Friuli Venezia Giulia. Poi, nella notte, una volta che il giornale ha raggiunto tutte le edicole, le luci si spengono, ma tra poche ore si ricomincia